Sì, perfetto. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di ospitare il professor Sergio Pillon, che è sicuramente il più grande esperto di telemedicina che è in Italia. Telemedicina lui la fa da tantissimo tempo, da quando ancora in Italia proprio non ne parlava assolutamente nessuno. E non solo, la pratica, l'ha praticata, ne conosce bene tutti i dispositivi e tutti gli anfratti, ma ha anche aiutato a fare delle linee guida anche al nostro governo. Peccato che queste linee guida credo che siano ancora ferme in un cassetto. Allora, io chiedo al professor Pillon di illustrarci il mondo della medicina, quello che avrebbe potuto fare in questa pandemia di Covid, quanto avrebbe potuto essere veramente utile sia per i medici sia per i pazienti e quanto servirà adesso che si stanno cercando di riaprire le attività, perché poi con Covid ci dobbiamo convivere. Prego, signor professore, le lascio completamente la parola. Grazie, grazie. Allora, intanto quando uno ha una buona presentazione deve fare bella figura, già questo è un guaio. Diceva Gigi Proietti che la cosa che più lo imbarazzava quando lo presentavano come un grande comico, lui si metteva sul palco e dal pubblico arrivava il grido "Facce ride". Ora dice, a questo punto bisogna dire, scherzi a parte, nel campo medico quello che è importante, l'equivalente del facce ride, è che quando uno racconta di una nuova tecnica, di una nuova cura, di qualsiasi cosa, la prima domanda che gli viene fatto è: tu quante ne hai fatte? Perché prima di dirmi quanto è entusiasmante, quanto è bello, tu quante ne hai fatte? E questa è la prima domanda che andrebbe fatta a molti dei cosiddetti esperti di telemedicina. Diciamo che io ho avuto la fortuna e ho ancora la fortuna di dirigere il maggiore centro di telemedicina che c'è nel mondo, che è il Centro Internazionale Radiomedico, ma appunto per 10 anni ho diretto l'unità operativa di telemedicina di una grande azienda ospedaliera in Italia. Il resto lo potete vedere al cinema. Nasco però, magro e con i capelli, come ricercatore del CNR nell'Istituto di Medicina Sperimentale, presentando a Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini, e parliamo dell'inizio, della fine degli anni Ottanta, il primo sistema di telemedicina italiano dal Polo Sud. Quindi ho una fortuna, sono uno degli italiani che sono rimasti. Ci sono quelli che sono dovuti andare via, io sono rimasto. Io sono partito per andare al Polo Sud, che avevo un figlio di 6 mesi, sono tornato che mio figlio ne aveva 9 e mezzo e non mi riconosceva. Anzi, mia moglie, indicandogli una mia fotografia, gli diceva papà, e mio figlio chiamava papà una fotografia e scappava quando io mi avvicinavo. Questo vi dice da quanto lontano parte questo. Il primo, il CIRM, è il Centro Radiomedico Marconi, si parlava di radiomedicina. Adesso diventata tele. Il secondo sono le ricerche dal Polo Sud e anche ho seguito l'unità operativa che le ha fatte dalla piramide italiana alla base dell'Everest. Ho avuto il piacere di essere invitato dalla NASA, dall'Agenzia Spaziale Giapponese, dall'Agenzia Spaziale Sovietica, dall'Agenzia Spaziale Europea come esperto nei seminari che si stanno ponendo in essere per il viaggio su Marte. Quindi diciamo che quante ne hai fatte, penso di aver risposto un po' e ne continuo a fare. E oggi sono qui al CIRM e oggi sono stati fatti circa 30 casi sulle navi. Ora, di che cosa parliamo? Perdonatemi, di che cosa parliamo? Telemedicina non vuol dire nulla. Perché qualcuno di voi la telemedicina l'ha fatta mai? Io spesso, anche parlandone con pazienti anziani per i quali sarebbe importante, tu parli di telemedicina, ti guardano e ti dicono: dottore, e che cos'è la telemedicina? E hanno ragione, perché noi diciamo che la telemedicina è uno strumento. In realtà la telemedicina è fatta di una serie di oggetti, oggetti che sono chiarissimi, soprattutto in questi tempi. Enumeriamoli. Il primo si chiama televisita.
Che cos'è una televisita? La televisita è una visita fatta a distanza, utilizzando gli strumenti dell'information technology. Una televisita è una visita fatta, in questo momento potremmo fare una televisita, naturalmente ci parleremo. Al massimo potremo condividere delle analisi. Allora, che cosa fa un medico quando fa una visita a un paziente? Ci parla, fa quella che si chiama una anamnesi e questa funziona bene. Valuta gli esami che il paziente ha fatto e questo avremmo potuto tranquillamente farlo. Lei avrebbe potuto mandarmeli per mail o in qualche modo e io l'avrei visti anche in precedenza. Poi oggi noi possiamo condividere uno schermo, quindi io potrei aprire il mio schermo e vedere le analisi insieme. Le vede qui, qui c'è la glicemia, quello che io faccio col mio dito quando siamo presenti. Naturalmente cosa manca della visita? La possibilità di dover di appoggiare un fonendoscopio sul petto, poterlo ascoltare, poter sentire il torace. Ma anche qui ci sono delle tecnologie che permettono di farlo, perché alla fine un suono può essere trasmesso a distanza. Manca la possibilità di mettere una mano sulla pancia a un paziente, però posso chiedergli di mostrarmi una ferita. Bene, questo per farvi capire che la televisita non è esattamente sostitutiva di una visita, ma è sostitutiva di molte visite di controllo, probabilmente della maggior parte. Allora, una televisita, le linee di indirizzo della telemedicina la definiscono in modo chiarissimo, ma la cosa che non è chiara alle regioni, soprattutto, è che spiegano non solo che cos'è, ma spiegano anche che una televisita nel sistema sanitario nazionale può essere fatta senza nessuna speciale autorizzazione, perché è un atto sanitario e le autorizzazioni sono tutte le autorizzazioni che già un medico del sistema sanitario nazionale ha a disposizione. Cioè, se voglio fare una televisita cardiologica devo essere un cardiologo, se voglio fare una televisita diabetologica devo essere un diabetologo, ma se io la sto facendo all'interno dell'ospedale San Camillo o delle Molinette o dell'ospedale Giovanni XXIII, io sono già autorizzato a farlo, perché io sono un medico. Allora, la televisita in questo caso è uno strumento per fare quello che io ho sempre fatto. Dice sì, ma non ci sono le modalità di rimborso. Anche questa è una chiacchiera, perché le linee di indirizzo della telemedicina, avendole scritte, essendo tra i principali estensori, me le ricordo a memoria perché non sapete quante volte le abbiamo viste e corrette. Il paragrafo 2 dice cos'è una televisita. Il paragrafo 5 dice quali sono le autorizzazioni, il paragrafo 6 si chiama modalità di rimborso. Le modalità di rimborso, c'è scritto che qualora il contenuto sostanzialmente non cambi, rimangono invariate. E cioè, se io faccio un RX digitale o un RX fatto il solito con la pellicola, quella vecchia, quella con lo sviluppo, la richiesta deve essere diversa, il rimborso deve essere diverso? No. Perché il contenuto sostanzialmente non cambia. Quando il contenuto non cambia, nelle linee di indirizzo c'è scritto che il rimborso deve essere analogo. Sì, ma lo dice il Ministero, la sanità è regionale, questo è un commento che mi sono sentito dire. Non è esatto, perché una delle grandi fatiche fatte dalla nostra Commissione è stato, prima di tutto, l'approvazione del Ministro. La seconda approvazione è stata della conferenza, si chiama per la precisione conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. E questa l'ha approvata. Dice, vabbè, ma poi ogni regione è appunto autonoma. No, perché nell'approvazione c'è scritto che le linee di indirizzo e l'applicazione erano parte LEA. LEA sono i livelli essenziali di assistenza. Cioè la condizio sine qua non per la quale una regione può erogare salute a spese dello Stato. Il primo atto da inserire all'interno della verifica era il recepimento nelle normative regionali. Guardate che quando un ministero, un ministro, un apparato dello Stato si muove con attenzione e precisione,
è veramente attento al dettaglio e le linee di indirizzo sono state recepite da tutte le regioni e sono ordinamento regionale. Qualche regione qualche volta ha eccepito, ma noi non abbiamo fatto decreti attuativi, ma da nessuna parte c'era scritto che li dovevate fare, li potevate fare, ma se non li avete fatti la colpa è vostra, vuol dire che vale il principio generale. Non sono un avvocato, però mi premeva spiegarvi che la telemedicina esiste, è normata, è regolata e si può fare da subito. Non entro nei dettagli tecnici, GDP, ma queste sono piccolezze tecnologiche, nulla di impossibile, è tutto facile. La televisita ha una sola differenza rispetto alla visita di persona, oltre a queste differenze di cui abbiamo parlato, e quindi qualche volta si può fare, nella maggior parte dei casi, altre. Si può fare anche in modalità che abbiamo chiamato asincrona, cioè tu mi mandi le analisi, io ti rispondo e ti prescrivo quello che devi fare, che è un ulteriore vantaggio. Quante volte un paziente è costretto a fare un pellegrinaggio dal medico, da me, al San Camillo, viene e mi dice, dottore, guardi, ho fatto una TAC, se l'è portata dietro? No. Guardi, faccio una cosa, venga domani, me la porta e la vedo. Venga domani e la porto, che cosa mi porta quando mi porta TAC? Un CD. Cos'è un CD? Sono dei bit. Questo CD può essere tranquillamente inviato. Allo stesso modo mi può inviare una lastra, allo stesso modo mi può inviare delle analisi. Morale, esiste la televisita ed esiste anche il controllo con una televisita. Abbiamo detto delle cose. La prima è la televisita. La seconda parte della telemedicina la chiamiamo telemonitoraggio. Che cosa significa? Sei un paziente diabetico, devi tenere d'occhio la glicemia, ma magari, purtroppo spesso è così, hai anche la pressione alta e devi tenere d'occhio la pressione. Sei un po' in sovrappeso e comunque per essere diabetico dobbiamo tenere d'occhio quanto cammini. E magari soffri di qualche difficoltà a dormire, dobbiamo capire quanto dormi e se il tuo sonno è regolare. Magari il tuo battito cardiaco. Ecco, telemonitoraggio significa fornire al paziente degli strumenti. Una volta era, come si dice a Roma, una cestata di strumenti con i quali il paziente si controllava attaccando e mettendo in carica. Oggi ci sono degli strumenti molto semplici e integrati. Cioè, uno strumento fa tutto. Ovviamente non si può pensare che il medico tutti i giorni si vada a controllare se c'è qualcosa. Il telemonitoraggio generalmente viene fatto attraverso una piattaforma, così si chiama, che riceve i dati e avvisa nel caso di dati fuori standard. Avvisa nel caso di dati fuori standard normalmente l'infermiere, che è l'interfaccia con il paziente, il quale verifica che questi dati siano di pesi anche semplicemente. Paziente scompensato si deve pesare tutti i giorni. Sono 2 giorni che non si pesa. Qualcuno lo chiama e gli dice perché non si pesa. Questo è telemonitoraggio, ma non serve a nulla se non c'è un medico che poi ti ci fa una televisita. Quindi telemonitoraggio raccoglie i dati, televisita mette a punto la terapia in corso di monitoraggio. Siamo a 2. Passiamo al 3, il terzo strumento della telemedicina. Lo chiamiamo telecooperazione, che vuol dire o teleconsulto. Molti pazienti sono pazienti fragili, sono pazienti che autonomamente non sarebbero in grado di gestire una televisita e neanche strumenti di telemonitoraggio. Un infermiere al domicilio del paziente può acquisire delle informazioni e poi contattare il medico, così come un medico di medicina generale può contattare uno specialista senza doverci mandare. Ma per esempio io da angiologo seguivo e ho seguito per anni pazienti con ferite, ulcere, piaghe. In particolare una modalità che abbiamo provato e che funzionava bene era con un medico di medicina generale della provincia di Avellino. Lui aveva dei pazienti con piede diabetico, con delle piaghe. Periodicamente, una volta ogni settimana, 10 giorni, i pazienti andavano nell'ambulatorio,
facevamo un teleconsulto, una televisita angiologica per ciascuno dei pazienti, con la collaborazione del proprio medico, nello studio del proprio medico. Allo stesso modo, immaginate di dover andare da un dentista domani, oggi c'è il Covid, ma anche domani ci sarà il Covid. Un dentista che vi deve guardare in bocca è espostissimo al rischio di un contagio, perché se il contagio avviene attraverso la saliva, non solo si deve proteggere il dentista, ma deve proteggere anche il suo studio. Pensate a un otorinolaringoiatra, pensate a tante cose. Bene, un'ipotesi è che un infermiere, un assistente alla poltrona, con una videocamera endorale, viene da voi a casa, mettendo la telecamera all'interno della bocca, si apre una videoconferenza, come questa che stiamo facendo adesso, con il dentista. Il dentista vede l'interno della vostra bocca e discute con l'infermiere, col proprio infermiere, puoi fare questo, fammi vedere meglio, e solo in quel caso dice, benissimo, guardi signora, deve venire per il controllo. Anche questo deve essere un'attività pagata e rimborsata. L'infermiere che interagisce col medico produrrà probabilmente un foglietto, un referto. Ogni visita e ogni monitoraggio si deve concludere con una teleprescrizione, cioè devo poterti prescrivere un esame, un farmaco. Fino all'altro ieri, e qui dobbiamo ringraziare il Covid, c'era la ricetta elettronica per finta, perché nella maggior parte delle regioni in Italia la ricetta era elettronica, ma te la dovevano stampare per poterla usare in farmacia. Oggi, questo è grazie al Covid, la ricetta elettronica è diventata vera. Quindi alla fine della visita io posso anche mandarti la ricetta. Ti mando la parte superiore del codice a barre e tu puoi andare in farmacia a prendere il farmaco. Quindi se questa fosse una visita, televisita, teleconsulto, telecooperazione. Telemonitoraggio, ne abbiamo già parlato, e sono tre cose, telemonitoraggio, teleconsulto, telecooperazione. Il quarto aspetto lo chiamiamo teleassistenza. Significa qualcosa di tipo socio-sanitario. Io scherzando dico che l'infermiere può badare alla badante. Oggi noi abbiamo tante persone anziane, probabilmente una delle cause della morte di tante persone anziane, è che queste persone sono assistite da, noi li chiamiamo caregiver, non professionali. Brave persone, un badante, una badante, che però non hanno pratica e esperienza, e a volte vi garantisco che vedo cose nei miei pazienti che non avrei neanche immaginato. Ovviamente la teleassistenza è un qualcosa per cui, per esempio, una cooperativa sociale o un infermiere, qualcuno può da remoto aiutare una persona anziana che a sua volta ha qualcuno intorno, ma non professionale, tanto che la teleassistenza l'abbiamo descritta nelle linee di indirizzo come una parte che non è esattamente telemedicina, cioè non ha bisogno del dispositivo medico certificato, non ha bisogno di tutte queste cose. Quindi, forse lungo e un po' noioso, televisita, telemonitoraggio, teleassistenza e teleconsulto. Un ultimo flash. Tutto questo serve non solo per rispondere alle esigenze di allontanamento sociale, di protezione. L'altro giorno io ero in farmacia, una signora anziana con la stampella, con la mascherina, il farmacista le ha ridato la ricetta e ha detto, signora, non la posso accettare, questa è scaduta, se la deve far rifare. Deve andare dal suo medico. E la signora ha aggiunto, quello, e ha detto, diciamo, quello sgradevole del mio medico, non mi visita, mi fa solo la ricetta. E io ci sono rimasto male, ero nella fila a fianco, dico, guardi signora, che tra lei e il suo medico, quello che rischia di più è lei, non il suo medico. Quella signora però in realtà manifestava una esigenza. Io il mio medico lo voglio vedere, io col mio medico ci voglio parlare. Ora, anche le persone anziane sanno usare gli smartphone, sanno, io ho un
centenario che mi mandava la pulsossimetria mettendosi il pulsossimetro al dito, fotografandolo e mandandolo per WhatsApp. Ora, non è vero, è un falso problema dire che le persone anziane, che le persone fragili non hanno gli strumenti. Benissimo. Perché questa cosa che stiamo facendo noi oggi la potremo fare tranquillamente con lo smartphone. Invece di parlare, molte persone anziane usano questi strumenti magari per parlare con i nipoti, perché i nipoti fanno vedere cose, può essere una parte della televisita. Il decollo, perché questa cosa non è decollata nelle regioni. Allora, diceva Machiavelli, non v'è cosa, al principe, parliamo 1500, non v'è cosa più difficile né più perigliosa da maneggiare che l'introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore, cioè il principe che vuole introdurre nuove cose, troverà fieri nemici in coloro, anzi nemici, fieri nemici in coloro che dai vecchi ordini traggono vantaggio e tiepido supporto da coloro che trarrebbero vantaggio dai nuovi ordini, perché è nella natura umana credere fermamente nelle cose già note e credere tiepidamente nelle cose nuove. Per cui, volendo discorrere di questa materia, egli troverà nemici che lo aggrediranno con vigore e alleati che lo difenderanno tiepidamente. Come conclude Machiavelli, che introdurre nuovi ordini è una cosa dalla quale si va a finire male. Poi però Machiavelli va oltre, perché non è questione di presentare problemi. Machiavelli ha questa grande forza, parla di soluzioni. Dice, volendo discorrere di questo tema, bisogna vedere se lo introduttore di nuovi ordini dispone di un esercito con il quale può affermare questi nuovi ordini. Da cui si evince che l'introduttore di nuovi ordini con la forza può introdurre nuovi ordini. E tutti i profeti disarmati, dice Machiavelli, ruinorno. Ora, Covid dà la forza per introdurre nuovi ordini, ma anche quelli che erano fieri oppositori di questi ordini, che non è detto che sia stata semplicemente la classe politica, anche tanti miei colleghi si trovavano bene, non avevano nessuna voglia di cambiare il loro modo di lavorare. E quindi è facile dire, ma non c'è rimborso, non la faccio perché non abbiamo la piattaforma, perché i pazienti non hanno l'infrastruttura. Oggi non c'è la possibilità, perché si muore, perché i medici purtroppo sono quelli che hanno pagato più duramente in termini di vite queste. Io vado tutti i giorni al San Camillo, oggi ho telefonato a un collega di Torino che non mi rispondeva, un chirurgo, e mi ha detto, sai, scusami Sergio, ma io devo passare 5-10 minuti dopo una telefonata perché non ho il fiato per parlare nell'altro. Dico, che ti è successo? A Pasqua mi sono ammalato, ma sono stato anche fortunato perché non sono stato ricoverato, sono passate 2 settimane e ancora non riesco a respirare. Io sono stato malissimo, dico, ma te la sei presa nel tuo reparto? Non avevate dispositivi? Cioè no, me la sono presa per la stupidità di altri colleghi che continuavano a mandarci pazienti senza fare una verifica preventiva. E quindi io mi sono trovato davanti a pazienti per i quali, per quanto sei attrezzato, diceva mio cugino, che è un anestesista rianimatore, in questo momento, scusate il termine, noi medici siamo, mastica un tubo è un termine da chirurgo per dire è intubato, ed è un anestesista rianimatore. Io ho detto, ma lui non aveva i presidi? Sì, li aveva, ma la sicurezza al 100% non ce l'hai mai. Allora c'è un solo modo per mantenere il distanziamento in sanità, non è quello
di lasciar morire i nostri pazienti perché non li curiamo. L'unico modo per mantenere il distanziamento è usare il più possibile gli strumenti per curarli a distanza. Non voglio spaventare nessuno, ma noi vediamo arrivare adesso negli ospedali pazienti in fasi tardive. Prima venivano al pronto soccorso per ogni stupidaggine, oggi arrivano moribondi. Io ho visto arrivare pazienti con un infarto da 3 giorni. Dottore, ma desti tempi che venivo al pronto soccorso, speravo che mi passasse sto dolore in mezzo al petto. In altri tempi sarebbe venuto subito. Ecco, la scelta, dice Machiavelli, non solo Machiavelli, in questo caso la scelta è obbligata. Quando la scelta è obbligata, il problema è uno solo, farlo bene o farlo male. E il pericolo è farlo male. Le cose improvvisate. Esatto. Improvvisazione. Anche perché se uno non ha esperienza, da cui siamo partiti, nasce solo una buona idea, ma le buone idee non sempre conoscono tutti i passaggi e tutti gli scenari. Quindi le buone idee qualche volta hanno dei lati oscuri. Io ho visto fallire progetti bellissimi, esempio, semplicemente perché il caricabatterie dei vari device era uno diverso. Su 5 device c'erano 3 caricabatterie diversi e il paziente mi ha detto: dottore, senta, io posso mettere in carica tutte le mattine 5 cose, a malapena mi ricordo del mio smartphone. Ecco, noi abbiamo verificato in un progetto per il Ministero della Salute che non riuscivamo a dare delle app ai pazienti, delle app per cura, per interagire col medico, perché a volte non avevano nello smartphone lo spazio per installare l'app, perché era pieno di foto di nipoti, dei gattini, dei video di YouTube, guarda quanto è bello e divertente. Ecco, bisogna avere queste esperienze e prepararsi. Io spero che ci sia anche una spinta da parte dei pazienti, perché dalle sue parole si evince subito la comodità e il basso rischio che ha anche la telemedicina, la comodità di essere in qualche modo monitorati a domicilio. Pensiamo non solo alle persone come noi, ma anche quelle che malati cronici o comunque sono soggetti a isolamento sociale, quelli che abitano molto lontano dai presidi medici o comunque anche in città, ma magari hanno difficoltà a muoversi. E spesso anche la loro mobilità è dovuta al fatto che c'è un parente che lo aiuta, quindi 2 persone che lo devono movimentare, tante cose che si possono risparmiare. La bassa rischiosità, giustamente come dice lei, a monitorarli a casa. Ormai anche i dispositivi, non solo gli smartphone, ma anche i dispositivi di misurazione che lei ha accennato prima, cominciano a costare veramente, sono costi molto accessibili. Sono multifunzione, anche molto sicuri, sono certificati dispositivo medico, quindi sono anche abbastanza comodi. Ma non solo, soprattutto in questa fase di ripartenza, questa sarà una tecnologia, secondo me, ultra necessaria. Anche e in particolare per quelle che purtroppo sono state subite, hanno subito il Covid, perché non dimentichiamo che spesso la gente dice, cioè, si dimette, sta bene, dimettersi da una terapia intensiva dopo che hai fatto settimane di terapia ventilatoria meccanica, sono mesi per la riabilitazione, perché c'è una sorta di devastazione, poi saprà meglio spiegare lei, dei polmoni, quindi non è uno scherzo per niente, né per il paziente né per i familiari che gli devono stare attorno. Noi speriamo che il futuro della telemedicina ci sia e spero che in qualche modo parta. Effettivamente, come diceva lei, la maggior parte delle regioni hanno trovato la scusa del terziario. Sì, ma c'è anche un'altra cosa che mi colpisce. Io spero, perché appunto in questo momento sto collaborando con l'Istituto Superiore di Sanità, che ha istituito un gruppo, siamo mi sembra 8 persone interni ed esterni, di esperti per la valutazione delle tecnologie tecnologie sanitarie per il contrasto al Covid, e diamo il nostro supporto al presidente dell'Istituto Superiore
sanità che poi a sua volta lo porta in ambito di governo. Ora, ci sono delle tecnologie e queste tecnologie ci sono, sono mature e addirittura nella teleassistenza non serve neanche il dispositivo medico, basta il wearable, perché piuttosto che chiedere ma lei come dorme, ma chi lo sa come dormo? E spesso chi di noi ha un compagno sa bene che la propria compagna spesso ti dice che non ha dormito e magari si è addormentata sulla poltrona a fianco a te. Quindi non è facile saperlo e questo ce lo dice anche un wearable. Ma la cosa più importante è il modello, è il processo. Oggi a quanto siamo? 2 mesi e mezzo dal Covid, io sento annunciare piattaforme regionali di televisita, sento bene, per quanto a mia conoscenza non esiste in questo momento un CUP, Centro Unificato di Prenotazione, che ha vari nomi nelle regioni, un centro regionale di prenotazione, nel quale io posso telefonare e dire vorrei fissare una televisita cardiologica. Non ce n'è uno che me la fissa. Vorrei fissare una televisita diabetologica. Non ce n'è uno che me la fissa. E fino a che non diventerà uno strumento, i nostri... Non mi devo infervorare perché non voglio parlare male di chi ci guida, perché comunque ci sono impegni, però all'oggi non bisogna solo riempirsi la bocca, bisogna fare delle cose che siano strutturali. La prima regione che annuncerà che nel proprio centro di prenotazioni regionali è disponibile la televisita diabetologica, la televisita, addirittura dovrebbero dirmi lei dove vuole fare, come mi succede se cerco di prenotare una visita diabetologica, lei la vuole fare, non mi devono chiedere dove abito, perché la televisita non ha nessuna importanza. Però io dico, sono seguito dall'ospedale Giovanni XXIII. Guardi, lì purtroppo la televisita diabetologica non può farla, ma può farla presto, e questo è quello che dovrebbe accadere. Questo pian piano, naturalmente, non succederà per tutti e non succederà immediatamente. Sarà il 10, il 15, il 20% saranno televisite, ma la gente poi scoprirà che parli, anzi, probabilmente ci parli anche meglio col medico. Il medico sta scoprendo quanto è più comodo fare una televisita fatta bene, progettata bene, ma deve essere progettata bene. Con un gruppo di lavoro, questa volta fatto di professionisti, stiamo diffondendo un oggetto che si chiama il poliambulatorio virtuale, che è semplicemente uno strumento che consente, con l'uso delle tecnologie attuali, quindi quelle che in questo momento sono disponibili, a una struttura sanitaria di mettere in piedi un ambulatorio virtuale. Abbiamo fatto qualcosa in senso oncologico, siamo degli esperti, che esperti anche dal punto di vista legale, oltre che di processi, perché c'è sempre il GDPR, quindi c'è un grosso studio legale anche. E abbiamo creato questo strumento che stiamo mettendo a disposizione e condividendo, e pian piano stiamo avendo l'ambulatorio oncologico, ha avuto il patrocinio dell'AION, l'ambulatorio di cure domiciliari integrate ha avuto il patrocinio dell'Associazione Italiana Ulcere Cutanei. Stiamo cercando di far capire che sono dei processi e dei percorsi pronti. Aspettiamo che le regioni comincino a renderli strutturali. Naturalmente, per quello che riguarda la visita del medico di medicina generale, la cosa è un po' diversa. Lì deve essere il medico, attraverso la regione, se usa una piattaforma regionale, a mettere in piedi la televisita. Perché? Perché non è che io chiamo il CUP regionale per fissare una visita con il mio medico. Per fissare una visita con il mio medico, generalmente chiamo studio e fisso un appuntamento. Ecco, lo studio del medico di medicina generale potrebbe avere un'estensione visita, televisita su un proprio sito web, o anche tu chiami e la segretaria dice guardi, se deve far vedere solo le analisi le posso fissare una televisita, il dottore il mercoledì mattina fa le televisite, guardi in questo momento ho liberi questi giorni,
È sempre la stessa segretaria con cui tu hai parlato. L'unica differenza è che ti ricevi un link, clicchi e sul tuo smartphone vedi la faccia del medico. Sarebbe un sistema molto facile da mettere subito in piedi, però per 2 mesi le persone, chi doveva fare questo lavoro e preparare proprio queste aperture facilitate soprattutto per le persone, non lo ha fatto. Adesso in effetti il rischio più grande è l'improvvisazione e con esso un sacco di spreco e magari anche far passare la voglia ai medici di utilizzare una tecnologia che potrebbe veramente fare la differenza da ora, non solo post-Covid, ma anche in avanti, anche per il sistema sanitario, per controllare i costi, per abbassare, è una comodità a tutto, sia per il sistema sanitario, per i medici, che non devono poi avere tante file di pazienti all'esterno, sia soprattutto per i pazienti. Io non devo insegnare nulla ai nostri governanti, ma nell'ultimo, chiamiamolo col suo nome, DCPM, non si parla cure, non si parla di modalità di cura. Ora, esistono delle regole per cui nel caso di attività di importanza strategica per il paese, il governo può avocare a sé delle competenze che normalmente non sono competenze del governo. Cosa di meglio di una pandemia per avocare a sé degli strumenti già approvati dalla conferenza Stato-Regioni, la televisita, il telemonitoraggio, il teleconsulto, la teleassistenza, e definire dei modelli e degli obblighi perché vengano messi in atto. Non è il governo che deve dire qual è la piattaforma, ma il governo potrebbe dire, e il governo ha comunque un forte strumento tecnologico, perché non dimentichiamoci, siamo bravi a parlare male spesso del nostro paese, ma in questi giorni Israele, che è l'avanguardia della tecnologia in sanità, ha annunciato la costituzione di un centro per il contrasto del Covid che si occupa delle tecnologie innovative in sanità pubblica, nella sanità per il contrasto al Covid. Bene, noi abbiamo presso l'Istituto Superiore di Sanità un centro nato 2-3 anni fa che si chiama TISP, Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. Ora, uno strumento, vi ricordo per i non esperti che l'Istituto Superiore di Sanità è il braccio armato del governo, è il braccio armato del Ministro della Salute sulla sanità. Tanto è vero che vedete il professor Busaferro nelle conferenze stampa, sapete che esiste Epicentro, che è uno strumento dell'Istituto che parla della pandemia e dell'epidemia, e che moltissime delle cose che vengono in questo momento sul piano della salute portate vengono dall'istituto. Ecco, questo strumento è uno strumento formidabile in un momento come questo, perché è uno strumento di esperti capaci di dare risposte, ma anche linee che siano linee d'obbligo, non buoni consigli e basta. Solo la speranza che qualcuno cominci a leggerlo, questo documento. Ha detto una parola magica, ha detto la parola speranza, forse voleva... Sì, perché io da quello che riesco a vedere temo che ci saranno mesi di confusione e di sprechi di energie incredibili finché qualcuno prenderà in mano questo documento, comincerà, ce l'abbiamo, qualcuno l'ha fatto, attuiamolo perché questo qui va bene così com'è. Speriamo che ci sia. Lei ha detto anche la parola magica. Speranza non è solamente qualcosa, è anche il nome di un ministro. Esatto, ecco. Esatto. Lui il primo, che mi sia credo ancora, siamo un po' molto lontani. Io lo ringrazio tantissimo, professore. Grazie di questa delucidazione su questo panorama e spero anche di ritrovarla presto sui nostri schermi. Grazie mille, grazie professore. Grazie.